Concludiamo con la preghiera per la terra, composta da Papa Francesco. Si trova alla fine dell'enciclica Laudato Si, dove chiediamo al Signore di aiutarci a non seminare inquinamento, ma a seminare appunto bellezza. Iniziamo: Dio, o oh Dio, che sei Sei presente presente in in tutto tutto l'universo l'universo e e nella nella più più piccola piccola delle delle tue tue creature. creature. Tu Tu che che circondi circondi con con la la tua tua benevolenza benevolenza tutto tutto quanto quanto esiste, esiste, riversa riversa in in noi noi la la forza forza del del tuo tuo amore, amore, affinché affinché ci ci prendiamo prendiamo cura cura della della vita vita e e della della bellezza, bellezza, in in ondaci ondaci di di pace, pace, perché perché viviamo viviamo come come fratelli fratelli e e sorelle sorelle senza senza la voce voce di di nessuno. nessuno. O O Dio Dio dei dei poveri, poveri, aiutaci aiutaci a a riscattare riscattare gli gli abbandonati abbandonati e e dimenticati dimenticati di di questa questa terra, terra, che che tanto tanto valgono valgono ai ai tuoi tuoi occhi. occhi. Risana Risana la la nostra nostra vita, vita, affinché affinché proteggiamo proteggiamo il il mondo mondo e e non non lo lo deprediamo, deprediamo, affinché affinché seminiamo seminiamo bellezza bellezza e e non non inquinamento inquinamento e e distruzione. distruzione. Tocca Tocca i i cuori cuori di di quanti quanti cercano cercano solo solo vantaggi vantaggi a a spese spese dei dei poveri poveri e e della della terra. terra. Insegnaci Insegnaci a a scoprire scoprire il il valore valore di di ogni ogni cosa, cosa, a a contemplare contemplare con con stupore, stupore, a a riconoscere riconoscere che che siamo siamo profondamente profondamente uniti uniti con con tutte tutte le le creature creature nel nel nostro nostro cammino cammino verso verso la la tua tua luce luce infinita. infinita. Grazie Grazie perché perché sei sei con con noi noi tutti tutti i i giorni. giorni. Sostienici Sostienici per per favore favore nella nella nostra nostra lotta lotta per per la la giustizia, giustizia, l'amore l'amore e e la la pace. pace. Bene, con questa preghiera si conclude anche il nostro quarto cammino. Siamo vicinissimi al punto di partenza. Il prossimo cammino verrà annunciato sempre sull'Udine Torri, sul gruppo Lago Mudeo. Faremo un cammino circolare, quindi partiremo dalla Pinetta per arrivare, passando attraverso la Pinetta, per arrivare fino al Monumento Madonna di Spagna e poi ritorneremo costeggiando lo stagno di Ispenas. Alla prossima! In poche parole.